andare a parlare con i ragazzi, con le nuove generazioni e non delle nuove generazioni, parlare con loro all'interno delle scuole, nella loro veste, non solo di studentesse e studenti, per provare a recepire bisogni, istanze, rappresentarli, ma anche nella loro veste di future lavoratrici e lavoratori. Si chiama E ti vengo a cercare, la CGIL nelle scuole per accorciare la distanza con il mondo del lavoro e raccontarne le opportunità, sì, ma pure le insidie. Studenti e studentesse degli istituti secondari di secondo grado alle prese con contratti, attività sindacale, strumenti a disposizione in un progetto che conta 9 ore in tutto, divisi in 3 incontri, vanno dal movimento sindacale nel primo dopoguerra e sotto il fascismo, agli scioperi del 43, dai contratti collettivi fino alla visione di Pane Libertà, dedicato a Giuseppe Di Vittorio. Affronteremo anche il tema del lavoro a 360 gradi, della precarietà che lo caratterizza, affronteremo appunto il tema dei contratti, anche questi oggi messi in discussione, proveremo a rappresentare ai ragazzi appunto come esistono dei contratti pirata che rendono ingiustizia tra lavoratrici e lavoratori. Noi abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto perché i nostri alunni nell'ambito del percorso appunto trasversale di educazione civica sono a conoscenza del fatto che il lavoro ha un valore fondante per la nostra Repubblica, sia come fattore di crescita individuale che sociale. Tuttavia non sono consapevoli del fatto che senza la lotta di molti lavoratori, cittadini che attraverso l'attività sindacale hanno rivendicato questi diritti, hanno ottenuto il riconoscimento di questi diritti, la stessa Costituzione sarebbe restata lettera morta.